Era meglio quando non mi si sentiva, hai ragione. Capita, mi dispiace, intanto comincia la partita in alto a destra, c'è in giallo il giocatore degli Impulse EU, Rick. E dall'altra parte lascerò Urkan la presentazione. Nella parte opposta, cioè nell'angolo in basso a sinistra con il colore blu celestino per gli Oskull Clan, Alphard. Due giocatori che abbiamo visto comunque comportarsi molto bene nei primo e nel secondo game. Ovviamente siamo nel terzo game e siamo sull'1 pari, come possiamo anche vedere dal punteggio qui in alto. Sotto appunto i rispettivi nomi, il primo game è stato appannaggio di Alphard, che è riuscito a superare un push con un 2 gate o 3 gate Stargate, push molto molto cattivo comunque da parte di Alphard, di Rick, scusate, che intanto aveva anche expato, insomma è riuscito a difendere la sua espansione. Nel secondo game invece le sorti sono ribaltate, perché è stato Rick a negare l'espansione di Alphard e successivamente ad expare e comunque switchato a Colossi, ha avuto abbastanza facilmente il game in mano, visto che comunque non c'era abbastanza unità, abbastanza arconti da parte di Alphard per contrastare appunto il push di Rick. Comunque vedremo cosa ci proporranno in questo terzo e ultimo game di questa finale del LESL Night Cup numero 8. Ovviamente noi siamo molto felici di stimare questa competizione, quest'oggi tra l'altro sono in compagnia anche di Ghetto, che da oggi in poi comunque mi farà compagnia. Io vi ricordo, visto che siamo all'ultimo game, di seguirci sabato e domenica durante il DreamHack, perché ovviamente streameremo le partite dei giocatori italiani, in particolare credo che streameremo le partite di Star Eagle e Reynor. E soprattutto ringraziamo Vasagas per offrirci questa possibilità. Ovviamente sì, ovviamente ringraziamo Vasa, saremo infatti su un'unica piattaforma, quella del team Vasacast, per appunto dare la possibilità a tutti di vedere tutti i game che ci saranno. Speriamo che non siano tre in contemporanea, perché sarebbe un po' difficile seguirli. Intanto io mi stavo dilungando un po', parlando di varie cose. Ovviamente questo è l'ultimo game. Tre in contemporanea comunque è difficile, caro Urkan, dato che ci sono solo Reynor e Star Eagle. No, c'è anche Vanner. No, Evander non è stato accettato perché erano iscrizioni chiuse, c'era troppa gente iscritta e hanno dovuto selezionare un po' di gente, se non sbaglio. Questa è una novità. Comunque noi seguiremo i giocatori italiani a questo punto, i due che ci sono. Io speravo ce ne fossero almeno tre, ma comunque meglio due che niente. Intanto in Intanto, chat ti chiedono cosa voglia dire appannaggio. appannaggio vuol dire una parola molto arcaica che si usava nel 1700, nel 1800, Dato l'anno che Urkan è nato ai sì, tempi di di esatto. Matusalemme. Appannaggio vuol dire che a favore, insomma, è un sinonimo di a favore, insomma, in questo senso. Cercatelo sul dizionario Urkukan, italiano, italiano Urkukan, vedete che lo troverete sicuramente. Intanto arriva, noi ci siamo persi in chiacchiere tutta la prima parte del game, non stiamo parlando di niente. Sembra che Alphard forse stavolta non voglia espare troppo velocemente. Arriva appunto lo Stargate, a metà della sua produzione, non ce ne eravamo accorti, mentre farneticavamo su i termini arcaici di Urkan. Intanto sempre monostalker per il giocatore in giallo, che intanto scouta pure la Rick. sua terza per vedere se non ci sono dei proxy pylon, mentre il suo avversario ha una sentry e due zelotti, e dallo Stargate esce una Phoenix. Eh sì. E Soltanto intanto Pippo mi dà ragione, ho meritato un biscotto perché appunto ci saranno solo Star Eagle e Reynor, ma comunque ora chiudiamo la parentesi e occupiamoci del game fino alla sua fine, perché ormai è la finale, l'ultimo game della finale di questa Night Cup. eh sì, intanto proxy pylon da parte di Rick, che evidentemente vuole andare a pushare col suo 3 gate, finora eseguito 3 gate robo. Al momento 3 ipersecutori di Rick, che non so perché li sta mandando tutti verso la sua linea mineraria. Probabilmente temeva qualche cosa ancora. Chronoboost per la produzione di Sentry, Intanto una comunque giocata. la Phoenix si sta avvicinando alla main di Rick, però verrà subito intercettata da questi stalker, non so come abbia fatto a vedere la Phoenix.
Non so, ecco perché probabilmente stava muovendo verso la linea mineraria. Evidentemente deve averla scoutata perché è passata vicino a questo proxy pylon, almeno così mi immagino io. E va ad expare invece Rick, attenzione, perché potrebbe essere, come Va vale, abbiamo dispara anche detto. Alphard, quindi tutti e due i giocatori espano. E le Phoenix diventano due in questo momento, anzi tre in questo momento, perché sta cronobustando comunque lo Stargate come un pazzo, quindi va a posizionare due gate Stargate più l'Exp. Non so se è la scelta migliore da parte di Alphard, ma è quello che sta facendo in questo momento. Le tre Phoenix arrivano su la Natural di Rick, ovviamente vedono l'espansione, non credo che si addentreranno ad attaccare la Main Army, forse killeranno Però qualche cosa c'è qua il e là. famoso zelota della scout che è riuscito ad entrare nella main di Alphard e vedere tutte le strutture tranne lo Stargate, ma lo Stargate si era potuto immaginare grazie alle Phoenix che si trovano in giro per la mappa e ora hanno tentato di derassare un po' nella main fallendo perché c'erano questi stalker che aspettavano. Beh, 4 kill, se l'è portata a casa. Probabilmente la prima era una probe che era posizionata sulla seconda di Rick, quindi insomma non fa molto testo. Le Phoenix sono diventate 4 in questo momento, molto buone per arrassare, e infatti è costretto a piazzare tutti i suoi persecutori sulla linea mineraria Rick in questo momento, mentre sta andando di Forgia ovviamente per piazzare dei cannoni e difendersi ancora meglio anche con Concilio del Crepuscolo. Potrebbe essere i DT in arrivo. Io oramai ogni volta che vedo Concilio del Crepuscolo parlo sempre di Con DT. Concilio del Crepuscolo potrebbe essere anche una tattica per appunto Anche il contrastare Blink. questo Phoenix Play da parte del suo avversario. Phoenix Play che comunque si limita a 4 Phoenix che comunque riescono a fare qualche Eh danno, sì. riescono a portarsi a casa 3 probe e poi si ritirano mentre ora Alphard sta switchando a Void per avere un danno ancora maggiore contro gli Stalker del suo avversario. Stalker che avranno il Blink tra poco appunto è stato messo in produzione in questo momento. Intanto due Fenici allucinate messe lanciate verso la base di Alphard, dove però ci sono due sentry, tre zeloti, una void per ora, arriverà la seconda a breve, appunto la seconda void è uscita in questo momento, arriva pure l'observer da parte del giocatore degli OSC, mentre queste Phoenix da scout arrivano verso la main del giocatore in azzurro, in celeste. Eh sì, arrivano, vedranno un po' il nulla, cioè il 2 gate robo più lo Stargate. Sta arrivando un terzo gate in questo momento, mentre ancora continua ad avere un buon map control Alphard con queste 4 Phoenix che stanno cercando di arrassare il più possibile, fare più danni. Ma come vedete, i persecutori tra un po' avranno anche, tra una manciata di secondi avranno anche il Blink, quindi potranno cercare di fare una degna counter di queste Phoenix. Ha dovuto switchare tra l'altro i persecutori un po' sulla linea mineraria principale, un po' su quella della Natural. Comunque si è portato a casa 9 kill al momento, credo 8 siano soltanto di probe della linea mineraria. Il giocatore Alphard, che per quanto riguarda i lavoratori è 43 rispetto alle 38 i 38 di Rick, 10 Intanto comunque ci persecutori. sono 4 gate in produzione da parte del giocatore degli Impulse EU, mentre dall'altra parte arriva un laboratorio robotico. Le Phoenix si fanno un po' troppo avanti e cominciano a prendere un sacco di danni da questi Stalker, pure dal sovraccarico fotonico del Matrix Core, anche se non ne hanno ucciso nessuna, credo. No, al momento ancora no, sono danneggiate, hanno perso alcune gli scudi, ma comunque sono ancora Intanto arriva vive. pure la terza da parte di Alphard, molto greedy come opening. Direi. Come opening, molto greedy come giocata da parte del giocatore degli OSC. Eh sì, direi di sì. Tra l'altro non si è accorto, si accorge in questo momento del proxy pylon e vedrà anche i persecutori che stanno arrivando, persecutori che hanno anche il blink. Infatti blinkano in avanti e cercano di distruggere subito queste 4 Phoenix che avevano preso Queste Phoenix uno. avrebbero potuto essere un supporto niente male per il giocatore degli OSC, supporto che ora avrà solo da 3 Phoenix, non è che cambi tanto, però una Phoenix in più era un sollevamento in più. Questi Stalker stanno diventando veramente tantissimi da parte di Rick, ben 19 Stalker che comunque dovranno affrontare 3 Void con la loro skill contro corazzate. Ora arrivano gli Stalker, si fanno avanti, un Time Warp colpisce questi Stalker che blinkano in avanti senza prendersi troppi danni, hanno perso tutti il loro scudo, ma non sono morti, e questo è l'importante. Intanto warpati altri 3 zeloti da difesa, questi force field hanno tentato di bloccare gli stalker, ma il blink li ha elusi violentemente. Eh sì, intanto vedo che sta per uscire, anzi è uscito il primo colosso in questo momento, ma ancora non ha ultimato, anzi non è nemmeno a metà delle lance termiche estese, quindi il colosso non è particolarmente efficace in questo momento contro i persecutori. Intanto ancora un ingaggio buono, il ciclo degli Stalker da parte di Blink, ma anche le Phoenix Però è arrivato sollevano anche 3. il colosso e soprattutto le Void con gli immortali e il colosso a fare danni, però non basta, non basta, non basta. E Troppe unità. Alphard comincia a perdere un sacco di unità, anche se arriva ora la skill delle Void per aumentare il danno.
combattendo contro le corazzate, cosa che sembra funzionare perfettamente, egregiamente, distruggendo un sacco di stalker. Alla volta rimangono solo 3 stalker da parte di Rick, che si trova in un bel problema. GGVP appunto, e Alphard si porta a casa questo torneo. Vince Alphard 2-1 in un PvP mitologico, oserei dire, almeno da quest'oggi. Ottima giocata dal giocatore appunto degli Oskul Clan, che si conferma un ottimo Protoss. Ovviamente complimenti anche a Rick per essere arrivato in finale, ad aver giocato queste partite. Noi intanto